via che sta la piccinella che va a parlare. Non dobbiamo prendere tempo. Questo io, lo tengo io. Se va, lo tengo io, lo tengo fermo io. Popolo! Un attimo di attenzione, avvicinatevi, prego. Aspetta, aspetta, stanno arrivando a figliarsi. Ultimi scampoli. Sono inglesi sicuro. Allora, doppia lingua, anche in inglese. Parti, no, parti tranquillo. Allora, signore, il giro non poteva non iniziare che da qui. Questa era l'ultima cosa costruita del centro storico. Quindi dopo questa piazza, praticamente era campagna. I gallipolini uscivano dalla città vecchia attraverso un ponte levatoio che iniziava proprio dove vedete il livellino, questo torrione gettato sul mare, e aveva i suoi plinti di appoggio proprio qui sulla piazza. Il ponte levatoio si apriva all'alba e si chiudeva al tramonto. Chi non riusciva a tornare in tempo rimaneva fuori, perché per l'estrema sicurezza della città non contava più il viandante singolo che rimaneva fuori. E allora ci pensavano i cavalieri di San Giovanni di Malta, che gestivano questa chiesetta che vedete sulla piazza, che ha proprio questo porticato particolare esterno, quindi non è una costruzione moderna, ma è una costruzione antica, cinquecentesca, che serviva proprio ad aiutare i viandanti a farli passare la notte, perché in chiesa comunque non potevano stare, e allora si fermavano nell'esterno sotto il porticato.